vabbè, adesso siccome stiamo guardando verso il futuro, so anche che sta a lavorare su un altro libro. Dai, dici qualcosa, così. Anche quello che puoi dirci. Sta prendendo malissimo. È un altro libro che non è un'autoproduzione, ma in realtà... questa cosa ci tengo a dirlo, che io penso che per come funziona il mercato italiano dell'editoria eccetera eccetera, l'autoproduzione è, se uno ha le capacità di spingersela, per me la capacità in realtà è stato Malcox, nel senso, sono un sacco grato a Malcox, perché in realtà la maniera di spingere con l'autoproduzione è passata quasi tutta attraverso tutti i suoi canali, soprattutto all'inizio eccetera eccetera. E però questa roba qui, l'autoproduzione paga molto di più, anche in termini oltre che di gratificanti eccetera, di un sacco di case editrici. Dopodiché la BAO è una casa editrice con cui c'è un rapporto con cui mi trovo bene, che pubblicano i titoli che io vorrei leggere eccetera eccetera, mi fa molto piacere fare una cosa con loro pure così, e quindi uscirà questo libro a Lucca, quindi è novembre circa o qualcosa del genere, per cui io passerò l'estate più infernale della mia vita probabilmente, e che saranno più pagine di questo, e però sarà una storia unica, lunga, e sarà addirittura un giallo. Io non ci ho mai provato a fare una cosa del genere, sto a pagina 30 e è venuta malissimo, per quanto, cioè, non mi piace per niente niente niente, quindi ci sto rimettendo le mani mille volte. Però lo devo per forza consegnare a settembre, quindi come viene? Però mi sta impegnando un sacco. E adesso invece faccio un po' di passi indietro, no? Che qualcosa ci ha citato delle varie collaborazioni che hai fatto, e soprattutto anche di quella che è stata un po' la genesi della tua voglia di iniziare a disegnare. Quindi faccio un grosso passo indietro, partendo proprio da quelle che sono le origini, comunque a parte quelli che possono essere stati lavori così, sono poi incarnati, diciamo, da un'opera più compiuta, dal volumetto che è uscito dopo Genova, dopo i fatti di Genova. Ecco, questo pezzo di Zero Calcare, come lo vuoi raccontare oggi? Che poi appunto invito chi magari non ha avuto occasione anche di farsi un giro dentro per vedere alcune delle tavole che abbiamo portato. Sì, io, cioè, quello che ci tengo pure è che poi magari il blog macina molto di più, però non è che le due cose non, cioè, sono distinte, nel senso, comunque continuo a fare la roba anche per gli spazi occupati eccetera eccetera, insomma. E sì, in realtà quella è la genesi, nel senso che io in realtà prima ho cominciato disegnando le locandine per i concerti punk eccetera eccetera, perché è l'ambiente in cui sono cresciuto, e siccome non so suonare manco la campana, era l'unico contributo che potevo dare, perché poi dice il punk lo possono suonare tutti, non è vero, qualcosa lo devi sapere fare, non so suonare niente un cazzo, e quindi facevo le locandine. Poi il primo fumetto vero e proprio che è cominciato a circolare è un fumetto che in realtà poi questa sera pensavo di aver portato, ma non ho portato, che si chiamava La nostra storia alla sbarra, che è un fumetto che racconta i fatti del G8 di Genova, e in realtà non l'ho fatto al ritorno da Genova, perché poi io quella roba non avevo manco tanto la capacità di raccontarla anche emotivamente, era una roba molto pesante, io avevo 17 anni, ero con un ragazzino eccetera eccetera. L'ho fatto qualche anno dopo, due anni dopo se non sbaglio, quando arrestarono le persone in tutta Italia, i 25, per devastazione e saccheggio, che era una cosa che invece quella roba là per me fu lo schiaffo ancora più dell'esperienza genovese, nel senso che mi sembrava che il portato di quello che avevamo vissuto sulla nostra pelle là a Genova in qualche modo era un ulteriore caricare le persone che già dopo tutto quello che avevano subito, mi sembrava veramente una cosa, cioè che lo Stato si continuasse a vendicare a due anni di distanza, e tra l'altro, nel senso, questa è una cosa che magari tanta gente sa, ma magari c'è anche gente che non lo sa, queste cose stanno andando a Cassazione nel giro di un mese e mezzo, insomma a luglio ci sarà pure la sentenza di Cassazione, ci stanno persone condannate a 15 anni di carcere che si vedranno veramente vite, magari gente c'era 20 anni all'epoca e che adesso ha un figlio eccetera, vite devastate quelle veramente, e per me quella roba là è stata un'esperienza un sacco forte, è stata quello che mi ha dato pure lo stimolo a raccontare quella cosa lì a due anni di distanza anche in maniera un po' catartica eccetera, e poi è una roba che è stata anche poi stampata da Indie Media
che quella che era in media dell'epoca nazionale, venduta a benefit per le spese processuali, come poster, eccetera, eccetera. E è stato in realtà un po' l'inizio della mia collaborazione un po' più continua con gli spazi occupati, al di là delle locandine e dei concerti. Infatti poi tutta una serie di lavori anche di questo tipo qua li trovate ancora sul sito, quello che c'era prima, no? Sì. Sing for Riot, sì, quindi per chi, se qualcuno è curioso di andare a vedere anche tutti questi che sono questi lavori, cioè oltre a quelle esposte qua ci sono anche tutta una serie di tavole pubblicate su Ink for Riot, ve lo cercate, ve lo andate a vedere, no? E niente, io l'ultima domanda che ti voglio fare io, poi magari chi vuole così. Come l'hai vissuto te il, diciamo, secondo me, magari è stato un po' anche, mi immagino, possa essere stato un po' straniante, no? Passata comunque tutto un circuito abbastanza delimitato, comunque, se vogliamo, che è ricco di quelle che sono iniziative, proposte culturali, politiche, eccetera, eccetera, al passaggio, diciamo, del blog, no? In cui tu sei, di fatto hai dimostrato, per chi magari anche poteva vedere quello che era il tuo lavoro come una cosa di nicchia o comunque relegata a qualcuno, invece hai dimostrato di saper parlare a chiunque, di far, cioè a me è sembrato molto naturale questo passaggio, perché ritrovo nei lavori che fai ora, che magari pubblichi sul blog, comunque tutta una serie di riferimenti, accenni a quello che comunque è un contesto nel quale magari molti di noi vivono, che è appunto quello della mobilitazione, delle lotte, degli spazi sociali, e appunto ti volevo chiedere come hai vissuto te invece dal punto di vista di chi scrive, no? Questa cosa qua, che effetti ti ha prodotto sapere che c'era tutta una serie di gente che comunque ti leggeva, qual è stata la capacità di relazionarsi con questo ambito molto più allargato e quant'altro. La capacità non c'è stata, il motivo per cui ho chiuso il blog è che non sapevo gestirla questa cosa. No, in realtà il passaggio l'ho fatto con molta naturalezza, perché poi appunto non è che per me questa roba qua è una roba improvvisa, non è che io mi vivo le due cose come due cose distinte, per me è sempre un modo di raccontare quella che è la mia quotidianità, eccetera eccetera, quindi in verità io l'ho vissuto con estrema naturalezza questo passaggio qua. Ho vissuto in maniera abbastanza basita il fatto che il blog, cioè io comunque InfoRiot c'ha 35 visite giornaliere, il blog La Volta di Treno Italia ne ha fatte 65.000 in un giorno, quindi è una roba che mi ha lasciato spaventato un sacco. Pure il fatto che mo c'è un sacco di gente che io non conosco mi mette un sacco d'ansia, quindi è una cosa che mi vivo un po' così. Dopodiché appunto, non lo so, per me è anche un processo molto naturale, nonostante ci sono i nazisti che mi scrivono, che mi mandano le mail dicendo adesso vedremo quando ti ricorderanno, quando sarai famoso e ti ricorderanno quando disegnavi quelli che bastano i nazisti, cosa dirai per difenderti. Io non devo difendere niente, cioè comunque io disegno ancora queste cose, non è che c'è un problema che lo nascondo, se poi la gente non lo vede non è colpa mia, però così. Quindi no, io in realtà questo passaggio qua mi sono visto molto, molto tranquillamente. L'unica cosa è che poi magari ci sono delle mi è stato chiesto perché non usassi lo spazio del blog per raccontare quelle cose lì. Secondo me cioè in questo io non vedo una distinzione nelle cose, però penso che poi lo spazio blog è uno spazio molto personale in cui racconto i cazzi miei un po' più personali, eccetera eccetera, e non è che penso che quelle cose non ci abbiano spazio, perché poi penso che nel momento in cui uno racconta cose autobiografiche, per me quella roba si intreccia proprio, cioè è la mia autobiografia, quindi non è che non c'entra, però le cose un po' più militanti, un po' più politiche, eccetera eccetera, io penso che non ci sia tanto bisogno di prime donne che si svegliano il lunedì mattina e raccontano quello che gli passa per la testa. Penso che sono dei processi che invece dovrebbero avvenire più collettivi, nel senso che uno ci può anche mettere il disegno poi alla fine, però l'elaborazione, pensarlo insieme eccetera eccetera, sono delle cose che devono venire veramente da, non ti dico da un'assemblea, ma da una comunità che ne parla, che ne discute, che ci lavora eccetera eccetera. Quindi il blog è un posto dove io ci sto mettendo soltanto le cose che sono proprio mie, e in questo senso più che altro perché non ho la delega per parlare di nessuno delle cose, è quello il motivo per cui poi magari delle cose sembrano schizofreniche a tratti, però in realtà non è così, insomma.